Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Eiyuden Chronicle per un altro episodio speciale dove aver percorso parte di trama adesso ci porta ovviamente a reclutare nuovi colleghi, nuovi alleati. Ne ho già reclutati un paio. Abbiamo controllato in live, siamo in questo esatto momento a 106 su 120, perché in totale saranno 120 gli alleati che dovremo reclutare. Oggi cercheremo di reclutarne un paio. Ho qualche idea su dove si trova qualcuno, però forse non riuscivo a reclutarli perché non avevo i personaggi giusti. Ora forse posso far scattare, diciamo, i dialoghi. Come sempre andiamo a fare un piccolo recap per quanto riguarda ovviamente i personaggi da reclutare, dove abbiamo appunto Clark, che ancora necessita dell'opera drammaturgica che appunto possa ispirarlo a venire tra le nostre fila, che ancora ovviamente non siamo riusciti a trovare. Poi abbiamo Gixtra, che è praticamente spuntato soltanto adesso, quindi è un personaggio che possiamo reclutare ora, dove c'è scritto sta aspettando qualcuno che si unisca a lui per affrontare questa missione insieme. Quindi devo semplicemente andare a cercare probabilmente in qualche città. Poi abbiamo cosa sta facendo in montagna vestito così, quindi sicuramente sarà in montagna, dovremmo prenderlo in montagna. Qui invece abbiamo il guardiano che ha padroneggiato le arti della guerra e lui, diciamo dall'estetica, mi assomiglia molto a Wide. Quindi potrebbe essere suo fratello, potrebbe essere suo padre, potrebbe essere qualcuno. Quindi me lo sono messo in party e voglio vedere se averlo in party mi permette adesso di sbloccare questo reclutamento. Anzi, a dire la verità, ho messo praticamente tutti i guardiani nel team. Quindi magari fare un team di full guardiani mi permette di trovarlo e quindi magari reclutarlo. Perché qua parla il guardiano che ha padroneggiato le arti della guerra. Poi vabbè, lei è la chef, che praticamente me lo sono spoilerato, ma non lo dico, ma è la chef che può essere reclutata. Raid, perché devo portare avanti la quest dei Beyblade, quindi devo anche darmi una mossa. E poi Lin, che lei sicuramente sarà il personaggio reclutabile alla fine, perché appunto c'è scritto che quando tutto il resto sarà raccolto, si aprirà un'altra strada per lei, quindi potrebbe essere anche un personaggio bonus, un personaggio diciamo speciale. Allora, iniziamo a fare qualche giro, però prima di fare qualche giro c'è anche una sfida di cucina importantissima da fare oggi, quindi ci vediamo lì. Eccoci qua. Eh sì. Allora, ti sei guadagnato il diritto di sfidarmi ancora una volta. Dovrebbe essere divertente. Trey, stavolta non mi batterai. Hai già dimenticato? Io ho le ricette arcane della pergamena e tu non hai nulla. Sono invincibile in cucina e l'unica cosa che ti sto servendo è un piatto di sconfitto dopo l'altro. Iniziamo. Adesso ce le abbiamo anche noi le ricette arcane. Signore e signori, la testa è terminata. Ok. Una borsa? Un attimo. Nella borsa? Capisco, il nostro giudice vuole una torta alla crema. Ce l'abbiamo la torta alla crema. Questo giudice ha un fiute sopraffino, una stella nascente tra i nani guerrieri. Ce l'abbiamo la torta alla crema. Mi emoziona sentirti. Eccolo qua. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Il nostro giudice ospite. Ok, il caffè speziato. Ho anche il caffè speziato in realtà. Quindi, non lo so. Non lo so. Ho in mente un menù, però. Allora. Tempo scaduto. Panino al pomodoro. Vediamo se fa di nuovo tutti i 5, non ci credo. Ah, ecco. Adesso lo posso battere perché anche io ho le ricette arcane. Quindi secondo me loro sarebbero andate avanti fin quando io non avessi recuperato. Madonna mia. Fino a quando non avessi recuperato tutte le ricette. Caffè speziato. E già qui abbiamo un 5 in sacchetta. Vedi? Anche se agli altri non piace, sti cazzi. Mi sta bene, anche se mi danno 0, lì ho comunque un 5, quindi guadagno. Doria del drago. Ce l'ho anch'io questa ricetta. È piaciuto molto a 5110. Io vado con la classica omelette, sperando che non mi deluda, che l'omelette è ottimo. Incredibile.
Boom, che a zero mi ha dato. Ok. Hamburger triplo come dessert. Un po' esagerato. Cioè, un hamburger triplo come dessert mi sembra un po'. E qui invece abbiamo torta alla panna. Quindi in teoria dovremmo avere già un altro 5 assicurato. Esatto. Wow, è eccezionale. Però va bene, va benissimo. Preferisco avere un 5 piuttosto che avere tutti 0, no? Quindi ho vinto. 24 a 9. Disintegrato. Ti ho disintegrato. Cosa? Quella è la pergamena del cielo. L'altra metà del ricettario arcano. Come l'hai trovata? Oh, sai, un po' di gioco di squadra. Forse sarei ancora alla sua ricerca se i miei amici non mi avessero aiutato. Non li ringrazierò mai abbastanza. Ma è impossibile, non posso perdere, non può finire così. Confessa Trey. Quel giorno hai fatto a pezzi mia moglie e il mio insegnante perché desideravi le ricette arcane? Volevo solo arrivare alla migliore cucina possibile e quegli sciocchi mi stavano ostacolando. Posso perdonare il resto dei scagnozzi, ma te... No, mai. E ora qua appare, oddio. Ecco, è meglio così. Non dovrò vivere una vita di disonore. Ma tua moglie, lei... Aspetta, che c'entra mia moglie? Hamburger a tre piani. Ok, quindi la prossima che sfideremo sarà il personaggio che... Il personaggio che finalmente recluteremo. Ok, andiamo avanti. Oddio, è partita una scena qui. Eccolo, è lui, perfetto. Ecco, il suggerimento del tizio della montagna. E tra l'altro forse lui è quello che si vedeva anche nel filmato iniziale. Sì, il tizio mascherato. Ok, e tu chi sei? El Alicanto. E sono un guerriero prescelto dall'uccello di... Ho scalato questa montagna baciata dal sole solo per trovare dei giovani valorosi come te, degni di essere chiamati compagni. Oh, dunque vorresti unirti a una squadra? Se sei un guerriero per cui vale la pena combattere, allora sì, mi unirò volentieri alla tua crociata. Ma prima bisogna mettere alla prova il tuo destino. Devi affrontare il giudizio dell'uccello dorato. Ti ascolto. Un duello di lino, ragazzi. Se riuscirai a battermi, allora saprò che sei un vero guerriero e che i nostri destini sono allineati. Sono sempre a disposizione per quella sfida. Di una parola, iniziamo. Ok. Ma devo combattere uno contro uno oppure... duello proprio. Ok, niente. Tutte e due difese abbiamo fatto. E l'Alicanto non ci va leggero con nessuno. Fammi vedere cosa sai fare. Ok. What? Sono pronto a mettermi alla prova. Oh. Preso in faccia, in piedi. Cogli ogni occasione. Qui lui mi ha counterato. Non ci va leggero con nessuno. Fammi vedere cosa sai fare. Ok. Sono pronto a mettermi alla prova. Sono pronto a mettermi alla prova. Vedi, qui lo dovevo attaccare. Cogli ogni occasione. Ecco, qui invece devo... Esatto. Non ci va leggero con nessuno. Ma mi sa che qua devo attaccare. Sono pronto a mettermi alla prova. Eccolo. Cogli ogni occasione.
Perfetto. Sono pronto a mettermi alla prova. Ok, che attacca. Eccolo. Bella mazzettata in testa. Cogli ogni occasione. Ecco qua, libera. What? Ah, ecco. Ho fatto apposta. Vum. Ma guarda che bella la sequenza. Ma che combattono mentre scendono la montagna. Forse stiamo arrivando a valle, no? Ah no, oddio. Spettacolo. Battuto. Magnifico, mi hai sconfitto. L'uccello dorato ti sorride, ragazzo. Hai appena dimostrato di essere un vero guerriero. Ora che i nostri destini si sono uniti, combatteremo fianco a fianco. Per la luce dell'uccello divino ti prometto gloria e vittoria. Oh, e l'alicanto si è unito al gruppo. Benissimo. Devo trovare la strada che porta la tua città e prepararmi alla guerra in arrivo. Se devo essere sincero, qui fa un freddo cane. Ok, se ne è reso conto almeno. Ok, perfetto. Io non sapevo effettivamente quale sentiero dovessi percorrere. Ne ho preso uno a caso. Ho girato ovviamente la montagna. Comunque siamo qui al valico del Picco Innevato. E quindi siamo riusciti a reclutare anche il nostro uccello dorato. Andiamo avanti. Ragazzi, non ci posso credere. Guardate dov'era mimetizzato il personaggio. E l'ho scoperto per puro caso. Stavo esplorando per l'ennesima volta le rovine con un party completo di guardiani, perché ho detto possibilmente è un recruit che si sblocca avendo tutti i guardiani nel party, perché ci sono stato già qua altre 3, 4, mi ricordo quante volte ci sono stato e me le sono esplorate tutte in lungo e largo, veramente sotto, sopra, giù, sinistra, destra, e lui era lì all'ingresso. Io non ci posso credere. E sapete come l'ho trovato? Grazie al drift del mio pad, che mi porta praticamente il personaggio verso il basso. Infatti io stavo correndo, mi è andato verso il basso e ho notato la sagoma. Io veramente non ci posso credere. Cioè, è una roba incredibile questo personaggio. Mi ha fatto girare per giorni. Chiedo scusa. Di cosa hai bisogno, ragazzo? Oh, niente, ero solo un po' preoccupato. Non penso sia un posto sicuro dove dormire. Non stavo dormendo. Mi stavo allenando sospendendo le attività della mia mente. È un'antica forma di concentrazione. È una specie di esercizio? Sì. Noi guardiani ci alleniamo in tutte le arti della guerra per essere al meglio, per eseguire al meglio i nostri doveri. L'addestramento porta sempre a dei risultati. Impara una volta e le radici attecchiranno. Impara due volte e i fiori sbocceranno. Ma alla terza volta i rami della mente si spezzeranno. Anche se a volte la saggezza può trovarsi proprio tra i rami. Non badare agli sproloqui di un vecchio guerriero. Non so come sei arrivato fin qui, ragazzo, ma questo posto non è adatto a te. Va via. Posso fare anch'io questo esercizio? Se pensi che stia scherzando, ti sbagli di grosso. Non sarò né compassionevole né indulgente. Detto ciò, sei sicuro di volerti allenare con me? Sì. Assolutamente. Così sia. Non mi risparmierò. Oh oh. Eh? Questi golem runici erano destinati a sgretolarsi dopo tutti quegli anni di servizio. Tuttavia, sono riuscito a raggiungere il nucleo centrale delle lenti runiche e ho dato loro un nuovo destino.
L'essenza di un guerriero si misura in un istante. Con un solo colpo è possibile concedere riposo eterno a qualunque schiavo. Ok, ci sto. Iniziamo. Ma cosa dovrei fare? Dovrei batterli? Ok. Nuovo però messo lì davanti un pochettino mi spaventa. Perché Noah... Vabbè, sono molto deboli. No? Ok. Vabbè, sì, sono molto deboli. Ah no, ma devo shottarli tutti in un colpo solo? Sembra che le tredici non abbiano attecchito. Ah, devo farlo tutto in un turno. Devo farli tutti in un turno, allora. Va bene, ci penso io. Ok, sono tornato. Sì. Ora ti faccio vedere io... Ti faccio vedere io qua cosa succede ora a chi si mette contro di me. Basta? No. Basta? Sì. Ok. Easy. Ora sei soddisfatto? Eccellente. La tua postura era fluida, ma la tua offensiva è stata inflessibile. Sei uscito da questa esperienza con più consapevolezza. Oh, grazie mille. Avevo deciso di smettere di combattere, ma tu mi hai fatto cambiare idea. Mi chiamo Galadur e presterò la mia forza alla tua causa. Davvero? Ok, fantastico. Tu sei stato uno dei reclutamenti più fastidiosi del gioco. Posso dirlo? Sì, posso dirlo. Veramente fastidioso. Cioè, l'ho trovato per puro caso. È incredibile questa roba. Vabbè, andiamo avanti. Ok, ragazzi, stavo girando per le città perché... Appunto, stavo cercando altri reclutamenti e abbiamo trovato l'altro bestione. Quindi adesso speriamo di poterlo reclutare. Inoltre, ho scoperto un'altra cosa. Anche grazie a un post su Reddit che mi ha aiutato. Ovvero, ho cercato se all'interno degli oggetti del negozio oggetti potessero esserci delle componenti RNG o comunque delle componenti temporali per la quale gli shop vengono aggiornati. Che cosa vuol dire? Ogni shop, praticamente all'interno del gioco, un po' come su Shuikoden fondamentalmente, possiede la cioè ha la capacità di vendere oggetti rari. E all'interno di Eiyuden, praticamente ogni 30 minuti, gli shop generano oggetti rari. Quindi io mi sto convincendo del fatto che per reclutare Clark, ovvero il tizio che vuole l'opera teatrale, io ogni mezz'ora mi devo fare un giro in tutti i negozi oggetti del gioco per tentare di trovare quello in cui vendono l'opera teatrale richiesta. Quindi mi sa che dovrò fare esattamente così, perché per forza devo cercare ogni mezz'ora e capire dove posso trovarlo. Ma comunque... Ah, cavolo, che peccato. Ma il tesoro è proprio lì. Procedo o mi ritiro? Ehi, amico, ma non ci siamo già incontrati nel deserto? Sì. Ho un'offerta per te. Riesco a convincerti ad accettare un'eccitante sfida fisica? E non preoccuparti, Giscra non lesina sulle ricompense. Non dovrei fare altro che aiutarmi, fratello. Un'eccitante sfida fisica? Esatto, la ESF di tutte le ESF. Eccitante sfida fisica. Non molto lontano da due corni c'è questo posto fantastico. Vi assicuro che vi stravolgerà come un uragano. Siete pronti?
Mi aspetto una gigantesca tartaruga di pietra, Vilashnu, il Golia cheloniano. E non la cavalcheremo quella tartaruga per arrivare a destinazione. È lei stessa la destinazione. Scommetto che state pensando, ma Jaskra, le tartarughe non hanno delle segrete sul dorso. Al che io rispondo, sgusciamo a vedere. Sì, lo farò se ti unisci al gruppo. Oh, stai mercanteggiando. Bene, bene, affare fatto. Ok. Lui lo mettiamo ovviamente qui. Livello 50. Però no, io ho il mio team ben consolidato. Forza, basta perdere tempo. Raggiungere il Golia cheloniano non sarà un'esperienza piacevole. Ma perché, scusa, c'è un dungeon a parte? Ora andiamo, il tesoro ci chiama. Quindi c'è un dungeon segreto fatto apposta per lui? Minchia. Scusa, che zona è questa? Ma non ci sono mai stato qua. Vilashnu, il Golia cheloniano. Scusa, dove si trova sulla mappa sta parte? Dimmi che siamo arrivati. Avventura promessa, avventura consegnata. Quale parte? Portare sulla nave insieme a questa cosa o l'arrampicata? Non fare il guastafeste. Il divertimento inizia proprio ora. Tu e tuo fratello Jaskra ricorderete questa caccia alla lente negli anni a venire. Sì, se sopravviveremo alle prossime ore. Ti preoccupi troppo. Ascoltami, con questo posto abbiamo fatto un colpaccio. Tutte le lenti grezze che troveremo saranno il tesoro di Jaskra. E in cambio otterrete Jaskra come vostro tesoro. È un vantaggio per tutti. Ora stringete le chiappe, la caccia inizio. Ma non ho capito bene. Ma è una zona completamente nuova. Ecco gli incontri casuali. Drago di terra con resistenza S. Ma in che dungeon son finito? Mi ha dato il Beigoma del drago di terra. Che figata. Andiamolo a controllare immediatamente. Drago di terra con il Beigoma. Non ci credo. E tra l'altro ho trovato anche la ricetta della pasta alla carbonara. Drago di terra! È orato! Adesso finalmente possiamo andare avanti con la quest del Beyblade. Abbiamo 3 Beyblade eccezionali. Godo. Tantissimo. Ma che diavolo di creature ci sono qua dentro? Altro Beigoma. Nidorg, che era... incredibilmente un drago super pazzesco. Mi ha dato anche lui il Beigoma. Madonna, il tasso di drop con quell'anello. Vediamo. Anche lui è dorato. Anche lui è dorato. No, vabbè. Ok, a posto. Trovata anche la ricetta di crostato di mirtilli. E qui invece c'è un save. Che sinceramente non è che mi dia tutta questa. Bracciale Magalite. Malachite. Madonna, 200 HP in più. Questa per Nova potrebbe essere buona. Anche se io invece a Nova vorrei dare questa, quella che aumenta l'illusione. Perché è vero che io adesso a Nova ho dato... aumenta molto la portata dei danni, ma preferisco magari evitare. Comunque, salviamo. Perché qui ora ci sarà una boss fight. A che punto sei, Nova? Perché penso proprio che ci stiamo avvicinando al luogo del tesoro. Ecco, ho una brutta sensazione. Eccolo. È il momento di combattere. Proprio boss fight direttamente. Goblomante e Letus. Allora, tu velo d'acqua. Difendi e rispondi. Tu attacca tutte e due. Io sono senza. Ovviamente sono senza MP ora. Ho
ovviamente. Va bene, cerchiamo di farli fuori a uno a uno. Minchia, segno del sacrificio. Male. Due volte male. Ok, non dovrebbero essere troppo forti. Nuova giustamente. Col fatto che io aumento l'attacco e gli ho ridotto la difesa, giustamente è molto più debole. E già. Allora, qui cosa possiamo fare? Va bene, tu attacca. Tu pioggia di spade. Tu invece fai medicina del super risveglio. E tu invece pioggia sacra. Sperando che... calla. Merda. Purtroppo è un problema qua. È un problema perché sono senza MP. Sta roba è veramente fastidiosa. È proprio sgradevole. È proprio sgradevole. Allora, Sain è quasi morto, quindi in realtà... devo sperare che... vabbè. Proprio subito. Ok. Non morire, bravissima. Ok. Allora, tu attacca. Tu combo eroi. Poi tu utilizzi, ecco, questo qui 500 a tutti i nemici, tutti gli alleati. E tu invece riporti in vita lei. Così prima le riportiamo in vita e poi curiamo tutti. Esatto. E ora però mi ha rotto le palle. Ok, così cerchiamo di fare... vedi? Facciamo dei bei danni a Oe almeno. Allora, qua facciamo così. Qua facciamo così. E facciamo combo eroi di nuovo. Tu MP però non ne hai. Vabbè. Facciamo così e siamo a posto. Ah. Ok.
Il fatto di essere senza MP mi travolge. Ok, il goblomante è praticamente HP gialli. Vedi, ora siamo noi più veloci, quindi questa è un'ottima cosa. Lo so, sto giocando praticamente con le risorse che ho addosso. Perché non ho più MP. Non è ancora morto quello. Speriamo di poterlo ammazzare adesso, così almeno ci dobbiamo occupare. Aia, mi sa che... buono, però io sono... Oh, sono tutte e due rossi, però, attenzione. Se riusciamo a sopravvivere a questo attacco... Dovremmo riuscire a shottarli. Perché anche perché è furioso Noah, quindi dovremmo fare molti più danni. Yes. Dai che sono morti. Ole. Ole. Bene, bene, bene. Runa del sentiero del mago. Sto beccando degli oggetti pazzeschi qua. Pazzesco. Il mio elemento generale è finito. Ok, quindi adesso c'è il tesoro. Dunque, hai trovato quello che cercavi? Oh, oh, mamma mia, guarda che bottino. Oh, sì. Ma cos'è? Che bottino hai preso? Non riesco a crederci. Quanti lente grezze di qualità. Mi son compri. Giusto, fratello? Ok, e ora è con noi. È là, a posto. Lo spirito è la chiave. Madonna, è una bestia. È enorme. Ok. Adesso ricontrolliamo se nei negozi sono spuntati. Ah, ecco, vedi. Ah, l'ho sbloccata tramite la barca. Scusa, ma non posso teleportarmici? Oddio, non posso teleportarmici. Ah, sì, qua. Vilajnu, il Golia Cheloniano. Ah, questa è un'ottima cosa. Ok, ora devo controllare in giro per vedere se hanno qualcosa di raro. Ci siamo. Uno spettacolo teatrale. Gli amanti sfortunati. Potrebbe essere questa la... Potrebbe essere questo il copione che cercavamo. Non ci credo che mi è spuntato dopo tutto sto tempo. Ho girato tutte le città, praticamente, perché ho girato tutte le città. Ti prego, fa che sia questo, fa che sia questo. E poi, la cosa buffa, se non che ti fa forse incazzare di più, è che l'ho trovata qui, nel negozio oggetti di Ardinale, proprio dove si trova lui. Cioè, vi rendete conto che se avessi avuto un po' più di culo, io scendevo al negozio oggetti e trovavo subito quello che cercavo. È incredibile. Ti prego, dimmi che è questa. Ma quello è un copione, posso? Sì. Gli amanti sfortunati. Oddio, è questo, dai, ti prego. Una storia di altissima qualità. In tal caso, non essere stato essere emozionante. Ok. Lo spettacolo deve continuare. Sì. Certo. Sì, finalmente.
Madonna quanto tempo ho perso. Madonna quanto tempo ho perso per Madonna. Ok, mi sa che siamo a due reclutamenti fastidiosissimi all'interno del gioco, Due. Lui forse... lui con la componente RNG forse anche più fastidioso. Ok, vado a vedere a che punto siamo arrivati, ma mi sa che forse devo continuare adesso la quest del Beyblade. E la possiamo continuare perché abbiamo degli ottimi Beyblade adesso. Ok, signori. Praticamente ormai mi mancano da reclutare, almeno di quelli che sono disponibili qui, la cuoca e Raid, che ovviamente devo reclutarlo tramite la quest del Beyblade. Quindi andiamo a vedere se possiamo fare la sfida di cucina e poi continuiamo la quest dei Beyblade. E tra l'altro, ragazzi, numero di personaggi reclutati 110. Quindi se gli ultimi sono quelli di trama, forse ci riusciamo. A prima run è incredibile questa cosa, eh? Cioè, sono molto fiero. Oddio, forse si è triggerata la... Ero solo perso nei miei pensieri. Sì. Ora che Trey è morto, voglio solo farla finita con loro. Ma dubito mi lasceranno in pace. E c'è qualcos'altro che mi sta divorando. Eccola. Si tratta di me? È lei. E tu chi sei? Dici il tuo nome. Trey mi ha accolto e mi ha addestrato per diventare un'assassina del sindacato. Sì. Come se tu riuscissi a rendermi vulnerabile. Ti avverto, Kurtz. Sono un agente del sindacato del Drago Oscuro. Gioca con me e ti distruggerò. Vai. Altro adesso ho la pasta alla carbonara com'è. Ok. La giuria di oggi. Catturare le tue papille gustative e prendetevi la vittoria. Fate il vostro meglio. Il capo degli skid. Ok, skid, il capo degli squali. E invece adora la bistecca alla Salisbury. Non è adorabile? Oh, ce l'ho la ricetta. Carne. Questa giovane donna vuole super maiale al curry e nient'altro. Credo di averlo anche. Il nostro giudice brandisce il suo martello anche oggi. Dice che gli va tutto bene, basta che sia piccante. Tempo scaduto. Allora, vediamo. Petto di pollo saltato. È piaciuto a CJ. Reina non approva. Ok, quindi 3, 1, 4, 5, 6. Io invece chili con carne. No, cazzo. Ah, eppure, oddio, un punto in meno. Ok. Makluba. C'ho anch'io tra l'altro la ricetta di questo. Ok, non è piaciuto. Io qui ho un 5 assicurato perché ho la bistecca alla Salisbury, quindi già recuperiamo il punto di prima. Quindi già ho un 5 assicurato. È piaciuta anche a CJ. Reina approva. E qua abbiamo gran recuperato. Zuccotto dorato. Bello. Tra l'altro è bellissimo esteticamente. Però non è piaciuto. Meglio. Bleh. Madonna mia. Tutto zero. Curry. Dice usi il curry come dessert. Sì. E mi sa che ho fatto male. Che spreco. Però ho preso ok. Va benissimo, ho vinto. Doppio dei punti. Va bene. Questa cucina, questi sapori, questo è... Ecco, scoperta la verità. Orsacchiotto, sei tu?
Sì, ragazzi, era sua moglie. Shiro! Ecco, si è trasformata. Mio dolce ossacchiotto. Sì, pensavo di averla persa per sempre. Ecco. Mi ha fatto il lavaggio del cervello. Non posso crederci. Che ne dici, Muffin? Vuoi aiutarmi a gestire questo ristorante? Certo che sì. Oh, cuccioli. Il presidente del sindacato sta venendo a cercarti e non mi lascerà mai in pace. Quindi ci sarà un'altra sfida. La tua guerra è anche la mia. Eccola qui, reclutata. È perfetto, la moglie di Kurtz. Eh sì, io me l'ero spoilerato già con il gioco delle carte. Ricetta dello zucchotto dorato. Sì, me l'ero spoilerato con... Purtroppo mi ero spoilerato che lei era sua moglie con il gioco delle carte, perché le si punta proprio il nome, la moglie di Kurtz. E ho detto no, hanno lasciato lo spoiler nelle carte. Eh sì, purtroppo sì. Sì, hanno lasciato lo spoiler nelle carte. Ok, devo continuare la quest dei Beyblade allora. Quindi, destinazione Arenside. Eccoci qua. Ho perso? Ma i miei calcoli erano precisi, dovevano esserlo. A Tud non importa dei deboli numeri, ya. Non possono influenzare potenza grezza e terrena di Tud. Non è vero. C'è sempre una formula per la vittoria, io la troverò. Simpatico ragazzino rumoroso. A Tud piace. Torna per altri scontri, ok? Puoi scommetterci. Ehi, Noah, hai deciso di provare con lui? Stai attento, perché è tosto quanto sembra. Devo ripensare completamente il mio approccio. Ci vediamo più tardi. Sei amico di ragazzo rumoroso? Puoi scommetterci, il Begoma ci ha uniti. Allora la vostra amicizia deve essere uber solida come roccia, ya? Tutto a prova. Sei il giratore? Già, il mio nome è Noah e questa è la mia partner, Pace Turbinante. Si chiama Spaccaterra, molto dura e forte. E mi sa che lui ce l'avrà tutti dorati pure. Tud conosce, uomo cattivo, rompe trottole. Credo che sia a caccia delle quattro trottinelle. A caccia? Faresti meglio guardarti le spalle. Tud non perde. Trottola di Tud è forte. Lo so, ammiro la tua forza. Se fossi così forte, forse avrei una possibilità contro Crash. Sì, vai. Andiamoci dentro. Hai grinta. Vediamo se ti riesco a battere. Io ci spero. Infatti, vedi? Lui ce li ha tutti dorati. Spaccaterra C. Spaccaterra C e C. Tutto C. Allora, io ho Demone Fantoccio che è vento. Poi... aumento difesa M, aumento terra, rigenerazione giro. Al posto di questa possiamo mettere lui, che addirittura ha... minchia. Lui invece è B. Proviamo. Vediamo che succede. Questa è una sfida seria. Questa è sfida proprio bella, bella seria. Non me l'aspettavo lui avesse tutti e tre dorati. Ok, io i danni li faccio, quindi va bene. Ok, dai, la prima ce la siamo portata. Quindi vento giustamente è più forte di... effettivamente vento è più forte di terra, quindi... però lui sta recuperando. Ok, forse ce la facciamo. Yes. Ottimo.
Dai, madonna, 3-0. Ce l'abbiamo fatta. Top. Ce l'ho fatta, ho vinto. Mi dispiace. Sei forte. Forse abbastanza forte per abbattere Crash un giorno. Va a ciccare Trottinella di Vento. Ti proporrà sfida differente. Si chiama Zef, sta al villaggio del popolo del bosco. Sconfiggi tutte e quattro Trottinelle e diventa il giratore più forte di tutti. E poi tu ti dai il grande pacca sulla spalla. Quindi tu mi dai la tua trottola? Spacca terra. Che è una trottola dorata, tra l'altro, eh? Quindi top. Però contro vento sono più debole, quindi giustamente non mi conviene utilizzarla. Ok, andiamo avanti. Ok, altro maestro del giro delle trottole. Percepisco il vento del combattimento in te. Se qui per sconfiggere Zef siamo in due. Ah, un altro avversario. Ah, quindi devo battere un altro combattente? E chi devo battere? Uno random oppure... Perché se posso battere uno random... Lo cerco magari qui? Ah, combattiamo. Ok, vai. Ok, ho battuto l'allenatore. Siamo in due. Hai avuto fortuna? Sto ancora analizzando i suoi duelli per perfezionare la mia formula per la vittoria. Quindi no. Ma è davvero impressionante che tu ti sia impegnato così tanto. Credo di essere quasi pronto a sfidarlo, ma mi servono giusto un poco di dati in più. Se vuoi, quindi, vai avanti e prova per primo. Ok. Vai pure. Anzi, ti auguro buona fortuna. Tanto ti sarò sempre dietro di un passo estremamente corto. Ah, ok. Ciclone della Trinità. Vai. Sei pronto a lanciare? Yes. Ok, quindi lui fa vento. Allora, terra tecnicamente no, perché con la terra sono più debole. Però vedi, vento e vento. Aumenta attacco L lui addirittura. Mi sa che lui mi batte. Che è più forte questo del mio. Cosa ho se no? Lui è B, però è terra. Sono con lui, ho aumento difesa M ed è sempre vento, quindi posso mettere... Lui ce li ha tutti uguali tanto, quindi cambia ben poco. Ma lo spaccaterra credo che essendo terra appunto perdo. Vabbè, proviamo così. Se non ci riesco non lo so. Speriamo di farcela. Aia. Ok, io faccio più danni però con la potenza. Ok, dai. Va bene. E una è andata. Bene. Ok, faccio più danni. Bello. Questo è ottimo. Abbiamo un ottimo vantaggio qua. Madonna mia. Ottimo. Non potevo desiderare meglio.
Abbiamo già vinto, dai. Boom! Buttato fuori proprio. Bello, guarda quanti danni gli faccio. Minchia, anche lui me ne fa un botto. Cazzo. No, ho perso. Per proprio... Ah, ma per un pelo. Però ho vinto. Vabbè. Però ho vinto, dai. Così si fa. Perché ora tocca a te. Lo so. Ah. Ok. Serie di sconfitte. Ma prima Nova, giusto? Esatto, sta viaggiando. Che lui si dovrebbe preoccupare. Mi piace l'autosicurezza. Le altre due trottinelle. Ok. Bello. Ma dove sono? Mi dai... No, oddio. Ti aspetterò da Dottor G a volta. Ok. Ok. Quindi dal Dottor G a volta dobbiamo andare. Ok. Stanno lottando. Va bene. Quindi direzione Dottor G a volta. Ok, ci siamo. Olè. Ma suppongo, perciò grazie. Ok. Rivali di Bigoma, ma anche amici. Esatto. Quindi dobbiamo sfidarci? Quante volte devo battere? Dai, va bene. Tanto tu hai Beyblade. E perché la mia zero assoluta? Ok. Dai. Dai, dai, su. Forza, andiamo avanti. Zero assoluto. Ah, li ha migliorati. Adesso ce li ha addirittura dorati. Neo zero assoluto. Oddio, ma aspetta, quello che mi ha dato... Ah, un secondo. Rarità. Non è dorato? Non me la... Scusa, non mi ha dato... Dio, no, il suo Beyblade non me l'ha dato. Allora. Qui abbiamo... Aumento difesa L, aumento fuoco M. Però non so, vento è più forte di fuoco? Ah, ecco, qua mi fa vedere... Allora, con questo sono decisamente più forte. Con questo perdo in giro e attacco. Con questo sono decisamente più forte. Quindi devo cambiare questo. Questo sono più forte in... Cioè, sono più debole in attacco, però... In giro, difesa, magia e peso sono più forte. Vedi, con questo stravinco. Con questo sono... Mezzo e mezzo. Lui ce l'ha tutti, bilanciamento. Dovrei provare questo. Ok. Vediamo che succede così. Perché col primo e l'ultimo in teoria dovrei comunque vincere, quindi sono abbastanza al sicuro. Almeno secondo le statistiche che si vedono lì. Questo è 100%!
Minchia, quanto come mi sta recuperando. Bene. Questo mi dà un ottimo vantaggio. Ottimo. Se non fosse stato per questo avrei perso probabilmente. Strano. Cioè, non lo so come vengono calcolati qua i danni o le cose. Cioè, sembra boh. Sembra veramente tipo randomico. Anche lui con l'abilità qua mi fa un botto di danni in più. Ne vedi, vento è più forte di terra. Aia. Vedi? Mi ha fottuto qua. Boh. Nonostante avessi più difesa. Vedi, lui è veloce. Ok. Lui è veloce nella ricarica dell'abilità. Però ho vinto, dai. Dai. Hai sbagliato i calcoli, mi dispiace, Raid. Mi dispiace. L'hai detto. E andare a Ishan e sfidare Flo e la trottinella dell'acqua. Ok. Ancora non si fa pace a reclutare, maledetto. Va bene, andiamo. Ok, dovrebbero essere loro? Non sei alla mia altezza, farei meglio sconfiggere altri tre avversari. Oh no, devo andare in giro a battere altre tre persone. Che palle. Ok, abbiamo affrontato i sfidanti. Ah, ma tu sei Venom. Ara, ara. Tu sei quel maledetto del morso di serpente, il discepolo di Crash. Esatto, non era Venom? Eccoci qua. Ma a un certo punto dovremmo andare ad affrontarlo. Esatto. Il mio nome è Nova. Io sono Flow, la trottinella dell'acqua. Drago azzurro. Bello drago azzurro. Ok, sfidiamo. Vediamo se ci riusciremo. Dai, dai, su. Questo è lo spirito giusto. Vediamo se riesco a batterla. Non è detto, perché stanno diventando molto forti comunque loro come allenatori. Minchia. Guarda quanto è più forte rispetto a me. Allora, qui dovremmo, vedi, qui siamo praticamente in vantaggio. Poi qui... minchia. Qui siamo... ottima difesa qui, però... vedi? Qua mi sa che siamo... posso provare con testuggine. È qui così. Perché lei è acqua. Quindi io sono col fuoco. Quindi non è che sia messo tanto bene. Vabbè, proviamo. Vediamo che succede. Ok. Qui sta andando piuttosto bene. Bene, 1-0, dai. Qui non credo di poter fare molto. Siamo troppo lenti. Siamo lenti. Siamo lenti. Peccato, non stava andando male però, Niente, dobbiamo sperare qui nell'ultimo round.
sperando che il mio drago sia più forte del suo drago. Tra l'altro è lo... Ah, ma sono molto più forte. Dai, dai, che abbiamo vinto. Godo. Abbiamo... È lo stesso? No, non è lo stesso. Cioè, sembrava lo stesso dall'immagine, ma in realtà no. Ok. Ma me lo dai il tuo drago, vero? Ara ara, ma tutti... Ok, pire. La trottiera di Imper Squalus. Ok. Oh, drago azzurro. Buono. Perfetto. E lui nel frattempo qui combatte. Destinazione Imper Squalus. Ok, ho sfidato tutti gli altri allenatori che dovevo sfidare. E qui voglio darvi, diciamo, un piccolo hint. Tutti gli sfidanti che praticamente non avete sfidato e nel momento in cui li sfidano vi danno un drop, allora vengono contati come NPC da sconfiggere per andare avanti con la quest. Se invece sconfiggete un NPC e praticamente non vi droppano nulla, allora dovrete tornare a cercarne altri. Quindi basta che girate le città, parlate con tutti gli NPC che stanno fermi, non quelli che camminano, e prima o poi troverete sfidanti. Segnatevi quelli che avete battuto e non dovrebbero esserci problemi. Infatti io adesso sono pronto per sfidare l'ultima della trottinella. Mi dicono che sareste arrivato, Nova. Eccolo qua, devi essere su di giri, pezzo grosso se sei riuscito a battere 3 delle 4 trottinelle. Ami i duelli come si deve. Ok. Finché ricoprirai d'amore la tua trottola brucerà sempre intensamente. È vero. Più è dura la bottiglia più ci scaldiamo. Esattamente. Ok, parliamo tutto il giorno. Perfetto. Dai, forza, forza. E ti voglio battere, se ci riesco, eh. Perché lui secondo me sarà bello tosto. Però vediamo. Dai, fiamma galattica. Ok, allora vediamo un po' come siamo combinati. Qui, minchia, lui attacco è decisamente più forte. Madonna, è più forte anche di qua. Diciamo che io come difesa sono messo meglio. Questo, ok. Poi questo mi sa che lo dovremmo cambiare. Questo è addirittura più debole, nettamente più debole. E vedi come attacco e come giro. Potrei provare con lui. Questi si equivalgono quasi, solo che ho un po' più di difesa, quindi buono. Qui perdo tanto in attacco, ma ho tanta difesa e tanto peso, tanto giro. Qui... Boh, vediamo. Vediamo che cosa succede. Questa potrebbe essere una sfida persa in teoria, Però vediamo. Speriamo bene. Buono. Se lo riesco a intercettare... è un vantaggio. Madonna, 109. Madonna, come mi sta recuperando. Oddio. No, ho perso per un soffio. Dai, ma com'è possibile? Avevo preso un vantaggio pazzesco. Vedi, lui è forte. Un attacco è forte, un attacco è molto forte. Vedi, mi fa girare lento. Quindi qui praticamente la strategia migliore è avere tutti forti in attacco. Cioè, alla fine la cosa che conta è praticamente l'attacco.
Cioè, praticamente l'attacco quello che fa. Beh, potrei andarmi a formare una squadra di questi se li droppo come Begoma. E non dovrei avere grossi problemi poi. Se mi faccio una squadra di Lucertolozzi, questi qua. E vedi? Perché con questo lo batto. Però madonna, il primo ho perso proprio per un pelo. Per un pelo ho perso. Ok. Dai, con questo dovrei riuscire a vincere abbastanza easy. Il primo l'ho battuto, perché veramente è proprio questione quasi di RNG, oserei dire. Veramente quasi di RNG. Proprio questione di quasi RNG. Dai, crepa, su. Addirittura scontro finale. Puoi essere buttato fuori, eh? Va bene. Ok, e questa volta abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Il primo veramente RNG. Cioè, prima mi aveva battuto per un soffio. In questa seconda sfida l'ho massacrato. Hai combattuto bene, ok. Oh. Andiamo nuovo, mi ha battuto sul tempo di nuovo. Ok, un altro sfidante, volano scintille oggi. È andato alla città imperiale di Ardinale, ma le quattro tortinelle hanno gemendo di portarlo davanti alla giustizia. Dopo aver battuto questa sacca di fumo andrò contro Crash. So che probabilmente le stesse idee, ma lui è mio, hai capito? Non ti cuoce a puntino. Vabbè. Mi piace. Noah, non cercherò di convincerti a non affrontare Crash, ma per l'amor della lava fa attenzione. Ma lui sarà fortissimo, Crash. Fiamma galattica. Ma Crash sarà fortissimo. Ok. Ho sfidato gli ultimi NPC. Vediamo che cosa è in grado di fare Crash. Che sarà fortissimo, immagino. Ecco qua. Le quattro puzzinelle e un genietto sfigato cadono tutti come mosche. Che mucchio di pezzenti. Vabbè, qui tutti quanti che hanno perso. Lui mi sa che ce li ha fortissimi. Mi sa che qua... Sono venuto qui per sconfiggerti. Ok. Vabbè, lui sarà fortissimo. Non riuscirò mai a batterlo, vediamo. Puttana Eva! Posso dire che roba sono? Ma che diavolo di Beyblade ha? Ma è fortissimo! Ma è fatto apposta! Come sono bellissime tutte cromate, tipo. No, vabbè, è impossibile vincere. Madonna mia! Mamma mia, mi stava buttando fuori. Madonna, qua mi ha massacrato. Stavo quasi resistendo all'inizio. E niente. Stavo addirittura resistendo quasi all'inizio. Non mi sorprenderei se mi butta fuori, tipo. Attenzione, scontro. Beh,
Bello, mi ha fatto un sacco di danno però. Oddio. Vediamo. Attenzione. Ah, la situazione si fa interessante. Oddio. Madonna. Sta prendendo troppo vantaggio però. No, ha preso vantaggio. E invece ci riesce. Non ci credo. Recupero, ribaltone pazzesco. A prima botta, ribaltone pazzesco. Contro questo perdente. Pensavo di perdere anch'io. Aspetta e vedrai. Ho ottenuto diavolo della distruzione. Ben fatto, Nova. Non ci credo neanche io. Posso unirmi alla tua causa? Oh, finalmente si unisce. Sì. Ok. Accettami nel tuo gruppo. Sì, certo. Finalmente. Oddio, ho reclutato tutti quelli che potevo. Giratore figo. Ho reclutato tutti quelli che potevo reclutare in realtà. Perché non so se ce ne sono altri che magari adesso spuntano oppure no. Andiamo a vedere. Eh sì, ragazzi, l'unica rimasta è Lin da reclutare. Almeno che ora mi dà disponibile da reclutare. Quindi, siamo arrivati veramente al punto di rottura. Numero personaggi reclutati 112. Ragazzi, ci siamo. Me ne mancano solo 8, perché sono in totale 120, e chissà se sono di trama e qualcuno magari si sblocca dopo. Quindi sì, per il momento abbiamo finito. Grazie per essermi passato davanti e aver rovinato la chiusura del video. Comunque, ragazzi, per ora è tutto. Alla prossima.